Buonasera, buonasera, venerdì 20 settembre, terzo numero di Casa Teramo in vostra compagnia per parlare di seconda divisione a tinte ovviamente biancorosse, un Teramo che viaggia spedito, 7 punti in 3 partite e all'orizzonte, dopodomani la gara interna contro il Tutto Cuoio, la matricola Tutto Cuoio per cercare di allungare questo ottimo momento iniziale. Quella di oggi, vi dico, sarà una puntata anomala di Casa Teramo perché in realtà apriremo delle finestre anche con la Serie B, perché il Lanciano ha da poco finito di giocare l'anticipo sul campo del Latina, è finita 0-0, partita senza gol, e più tardi ci collegheremo con gli spogliatoi dello stadio Francioni, dove c'è la nostra troupe con Jacopo Forcella e Loris Bennato, per sentire le impressioni di allenatori e giocatori dopo questo 0-0 per la 5ª giornata del campionato di Serie B. Ma torniamo al Teramo e torniamo a Casa Teramo e torniamo e salutiamo la splendida Mariana. Ciao. Ciao, buonasera. Buonasera Mariana. Benvenuti, ci troviamo qui al terzo appuntamento di Casa Teramo, tantissimi gli argomenti, ma soprattutto ci tufferemo in quello che è il prossimo turno fra meno di 2 giorni. Faremo con numerose rubriche, parleremo anche del nuovo ingaggio a centrocampo, certo. Dario Arcuri, avremo anche dei collegamenti in diretta, un collegamento telefonico, messaggi e molto altro. Saluto e ringrazio tutti i nostri telespettatori che ci seguono con molto affetto e vi ricordo la possibilità di interagire con noi inviando un sms al numero in sovraimpressione 392-6237-060. Adesso veniamo a noi, grande partner anche questa sera, saluto in studio, partendo dalla voce tecnica di questa trasmissione, l'opinionista e allenatore Antonio Valbruni. Ciao mister, ben ritrovato. Il difensore, il centrocampista della Teramo Calcio, Diego Cinciarelli. Buonasera a tutti. Ciao Diego, ben trovato. E sempre della Teramo Calcio, l'allenatore degli allievi, Patrick Moro. Buonasera. Buonasera Patrick, benvenuto anche a te a Teramo Ciano, a Casa Teramo. Vi ricordo comunque che siamo in diretta qui dagli studi centrali della nostra emittente, quindi potete seguire sul canale 14 del digitale, per chi volesse farlo in streaming anche sul sito di TV6 all'indirizzo www.tv6.it. Bene, bene, bene così. Mariana, peraltro mi stava scappando Teramo Channel, che è ripartita martedì scorso, assolutamente sì, e peraltro saluto il collega Marco De Antonis che ha curato la prima puntata di Teramo Channel, e così sarà per tutta la stagione. Teramo Channel che ha l'appuntamento abituale del martedì sul canale 116 per parlare del post partita della gara del Teramo. Noi come sempre avremo l'ottica dell'anteprima, però chiaramente un pochettino ci rifacciamo anche a quello che è successo la scorsa settimana. Io peraltro vado dal mister Valbruni, che ha fatto secco il direttore di gara Pasquale Boggi di Salerno. Parlammo, mister, di un arbitro esordiente assoluto in Lega Pro che aveva il cartellino facile e anche il rigore facile, e in effetti così è stato: 3 rossi, diversi gialli e un rigore. Beh sì, d'altra parte conoscevamo già Boggi, lo conoscevamo, e peccato che gli sia stata questa espulsione, pur sapendo che aveva nel suo curriculum due gare un'espulsione, per cui si sapeva già in anteprima. La tua esperienza, giusta, l'esperienza serve a qualcosa. Io penso che adesso sarà, diciamo, nel prossimo campionato dobbiamo vedere ancora gli arbitri, anche loro devono preparare e devono ancora entrare in forma. È giusto così. Diego Cinciarelli, partita da titolare contro il Poggi Bonzi, partita da titolare contro l'Aversa, probabilmente, ecco, ti aspettavi di trovare spazio nel Teramo, probabilmente non ti aspettavi così tanto e così presto, tenuto conto che insomma nelle gerarchie, almeno l'apparenza, c'era Tommaso Coletti e poi magari te la giocavi con Lulli, poi la partenza di Coletti ha sparigliato un po' tutto e hai trovato insomma questo spazio, peraltro meritato, aggiungo io. No, sicuramente la partenza di Tommaso ha un po' agevolato il fatto che io sia subito entrato, diciamo, a far parte dell'11 titolare che il mister manda in campo. Però comunque io mi sono sempre allenato al massimo, anche quando c'era Tommaso, e ho cercato sempre di mettere in difficoltà il mister. Patrick Moro è al via, o meglio è partito un mese fa, un mesetto fa circa, anche la stagione degli allievi, squadra che sta riservando delle soddisfazioni, giocatori che hai allenato, hai coltivato lo scorso anno, che sono entrati nel numero della prima squadra, che hanno fatto il ritiro,
qualcuno potrà vivere anche esperienze importanti in futuro. Che ci dici insomma di questa stagione che sta nascendo? Beh, adesso c'è un gruppo nuovo, chiaramente dopo l'annata dell'anno scorso, che ha dato grosse soddisfazioni, come dicevi tu, perché insomma l'obiettivo del settore giovanile è dare qualche ragazzo alla categoria superiore, quindi qualche ragazzo se addirittura adesso si allena in pianta stabile per la prima squadra, che è Montecchia. Gli altri difensore centrale, sì. Gli altri hanno fatto il ritiro, quindi si sono aggregati alla prima squadra e questo è stato un motivo d'orgoglio anche per me, insomma, vuol dire che tanti danni non li ho fatti. Ecco, quest'anno ho un gruppo nuovo da formare, insomma, però con l'andare del tempo mi toglierò delle soddisfazioni anche con loro. Ecco, com'è ripartire magari ogni anno quasi da zero, no? Dover riaprire un ciclo, magari cercare di proseguirlo con alcuni, ma per tanti altri giocatori si tratta proprio di ripartire. Beh sì, ma è un lavoro completamente diverso da allenare una prima squadra, perché gli obiettivi sono diversi, poi come hai detto tu, ti ritrovi i ragazzi praticamente con un anno in meno, quindi se magari alla fine dell'anno scorso eri abituato a lavorare in un certo modo, o devi rimettere in gioco tutto e partire da zero, dalle basi, perché insomma i ragazzi non si conoscono e quindi ci vuole un po' di tempo per assimilare un po' anche il metodo di lavoro, magari tanti ragazzi non sono abituati ad avere, insomma, venendo magari da società satellite qua intorno, dilettantistiche, insomma, bisogna i carichi sono diversi. No? Sì. È un occhio alla prima squadra, però lo si dà sempre, immagino. Beh sì, beh, è chiaro che noi qua, poi quando andiamo in giro con la maglia del Termocalcio, il punto di riferimento è la prima squadra e quindi anche i ragazzi sono orgogliosi e quando il giovedì andiamo a fare l'amichevole sono quasi emozionati, insomma, di entrare allo stadio e allenarsi ogni giorno con loro. Bene, mister, allora l'ultima giornata di campionato ha visto il Teramo vincere a Poggi Bonsi. Come valuti questo inizio di stagione del Teramo? 7 punti in 3 partite e poi ecco questa gara di Poggi Bonsi, che lettura dai, no, sulla gestione? Ma sicuramente il Teramo è partito alla grande, diciamo, ecco. Lo scorso anno nelle prime 3 partite avevamo solo 2 punti, avere 7 punti e la squadra con 2 gare esterne sta a dimostrare che ha tanto carattere, e questo forse carattere esuberante comporta forse qualche espulsione di troppo che va corretta sotto questo aspetto, però per quanto riguarda l'impegno, per quanto riguarda l'unione di squadra, la voglia del risultato si vede in campo, perché si dimostra veramente di voler fare un campionato da primi posti. L'unica cosa che posso dire è che la squadra gioca anche un buon calcio, bisogna riconoscere e bisogna dare atto che attualmente sta facendo una bellissima figura, ecco, una figura che è importante, una figura che sicuramente ripaga anche il lavoro del tecnico. Ma soprattutto vedere anche dei giovani al centrocampo, questo fa capire che non c'è bisogno di una certa esperienza, ma qualche volta anche i giovani, seppure superanti, possono riuscire a fare filtro, perché se questa squadra è attualmente nelle 3 squadre tra le 3 squadre professionistiche di tutti i campionati di A, B, C1 e C2 solo 3 squadre sono riuscite ad essere imbattute, non bisogna solo dire che la difesa, ma anche il centrocampo ha fatto un filtro meraviglioso. Una tiratina di orecchie per quanto riguarda il nostro centravanti, che fa un lavoro veramente dispendioso e non doveva assolutamente cadere in una trappola così, sapendo che c'erano già state 2 espulsioni precedenti e sapendo che l'arbitro Boggi era dall'espulsione facile, per cui c'è stato questo piccolo calcetto che a mio giudizio poteva essere evitato, perché c'è stata l'ostruzione del difensore e lui si è lasciato il ritiro sotto lo sguardo, si è lasciato il ritiro a 3 metri dall'assistente di linea e logicamente non poteva fare altro che alzare la bandiera. Però in settimana il DS di Giuseppe ha detto sì, tutti quanti avete parlato giustamente di un gesto che chiaramente Bernardo poteva risparmiarsi, però nessuno ha sottolineato il fatto che Bernardo con quell'atteggiamento, cioè di andare a pressare il
portatore di palla, è un po' il primo difensore di una squadra che non prende ancora gol. Quindi lui dice che nel gesto comunque sbagliato, cioè quel gesto sbagliato è un eccesso nell'ambito di un comportamento molto apprezzabile, cioè di colui che va alla caccia del pallone essendo attaccante che pressa il difensore. Ma posso essere d'accordo in parte, perché anche se l'attaccante è il primo difensore di una squadra, io penso che in quel momento c'era un traversone che lui doveva, diciamo, entrare in anticipo. Non è stato anticipato, anche perché gli ha fatto ostruzione il difensore esterno e lui non poteva, diciamo, è arrivato in ritardo. Una squadra che sta ottenendo il risultato, posso capire se la squadra in quel momento stava sotto di un gol, stava perdendo la gara. Quindi sono gesti, anche perché due giornate di squalifica fanno capire che c'è stato il gesto. Però, ripeto, sono cose che succedono nel calcio. Adesso volevo solo aprire una parentesi per quanto riguarda, ricollegarmi al discorso di Patrick, perché io l'ho avuto come giocatore e sicuramente i 15 anni di esperienza di Patrick Moro possono veramente fare di esempio per i giovani calciatori del Teramo, che ha ottenuto un risultato meraviglioso lo scorso anno facendo le finali nazionali. Io dico che Patrick innanzitutto è stato un giocatore importante, perché i 15 campionati professionisti che Patrick ha fatto, se è rimasto 5 anni alla Spezia dimostra che è un giocatore di una certa serietà, se è stato 3 anni ad Alessandria lo stesso, se è stato a Monza i 2 anni e i 3 anni del Teramo. C'è anche una parentesi di B di 6 gare col Palermo, quindi l'unica cosa, padre, è che ha segnato poco, 3 gol, però anche il suo lavoro, insomma. Però 11 espulsioni, quindi padre che è stato abbastanza corretto per il tipo di gioco che svolgeva. Patrick, tu ricordavi di aver giocato? Ma poi mi dice dove ha preso tutte queste cose. Informatissimo. Ha segnato un po'. 3 gol, uno ad Alessandria, uno a Siena e uno a Teramo. È corretto. Complimenti, Neanche tu, se io ti avessi chiesto, tu non avresti. Invece il mister è un valore aggiunto. Alessandria, il gruppo grigio, lui. L'orso, ecco qua, siamo caduti, mister. Il grigio di Alessandria, lui è. Era un beniamino del pubblico addirittura. Peraltro ad Alessandria ha fatto gol nell'ultima domenica Michele Valentini con l'Alessandria, ma fuori casa, anche se poi l'Alessandria ha perso, però è andato in gol l'ex teramano ed ex capitano in assenza di Pucchi, Michele Valentini. Uno di quelli che lo sta sostituendo quest'anno è Diego Cenciarelli, correggimi se sbaglio, eri stato presentato un po' come una sorta di giocatore di quantità, uno che corre, che pressa, che ringhia sulle caviglie. Però io poi a Poggi Bonzi ho visto un giocatore che adora avere la palla tra i piedi e giocarla anche subito, ma adori stare nel vivo del gioco, prenderti le responsabilità e far girare la squadra, che sono delle doti che non c'erano state illustrate quando sei arrivato a Teramo. Quasi quasi, ma questa è una mia valutazione, l'assenza di un Coletti o di un Lulli quasi quasi ti ha valorizzato, nel senso che ti permette di giocare diversi palloni. Io ho la sensazione che ti piaccia molto. Tu confermi o sei una sorta di Gattuso, la Pacini maniera? Prevalentemente sono un giocatore di quantità, poi che mi piace stare con la palla tra i piedi, anche quello, perché comunque sono un giocatore brevilineo e amo fare passaggi brevi, che secondo me servono tantissimo in più dei passaggi lunghi. Quindi domenica, diciamo che sia io che Pacini abbiamo dovuto fare questa cosa, perché Lulli, diciamo che è un giocatore più di qualità, domenica ci è mancato e quindi è toccato a me e Pacini comunque gestire la palla e far ripartire l'azione nel migliore dei modi. Più tu di Pacini? Pacini ha fatto un lavoro di corsa, ma di contenimento. Il mister non è che ci io invece dice, ti ho visto molto cercare la palla e impostare. Ah, quello è dipende dalla personalità che ha un giocatore, magari si fa vedere di più, dipende dalle circostanze. Sicuramente il mister non è che ci dice tu vai a prendere palla, tu no. Siamo tutti degli ottimi giocatori, con alcuni con alcune caratteristiche, altri con diverse caratteristiche, però ce la sappiamo cavare anche con i piedi. Allora, io non so se dalla regia mi danno l'ok per andare a Latina, perché vedo
l'allenatore del Latina, Roberto Breda, che sta parlando dopo questo 0-0. Se mi date l'ok possiamo andare con la conferenza stampa di Breda. Ci sono dei problemi forse di audio che cercheremo di risolvere. Appena insomma abbiamo l'ok andiamo da Breda. Come valuti? Ma io innanzitutto stavo vedendo... Mentre che parlavate stavo vedendo il gol che lui ha fatto col Grottaglie. Un gol nel 2011. Ha fatto sei preparatissimo. Ah, vabbè. Questo ti fa onore. Se ti sto fa onore. Qui. Niente, Cendrelli è un giocatore che ha detto bene, un giocatore di quantità, a me piace tantissimo perché è un giocatore che gioca sul breve, ecco questo bellissimo gol che è stato fatto. Lui era un ragazzino, diciamo, ha fatto 32 presenze quell'anno, e anzi lo stesso Cenciarelli ci può dire perché ha avuto il tecnico Massimo Silva in quell'anno e ha giocato anche con un altro teramano che ha giocato a Terme, Clettun, centrocampista. Cenciarelli, anzi, dato che sta qui, volevo far dire ai telespettatori, lui è un uomo spogliatoio, un ragazzo tanto allegro, vorrei fargli spiegare ai nostri telespettatori il giochetto che è stato fatto nel Perugia col cucchiaio. Però stavolta ti freghiamo noi, mister, perché ce l'abbiamo. Perché ce l'abbiamo? Poi se Gianni ha la possibilità. 10.000 visualizzazioni. hai sì, fatto consenso. Chi era? Mazzeo o quell'altro? No, quello è Tozzi Borsoio. San Benedetto. Ma lui colpisce, l'altro che non colpisce. Sì, lo colpivano con mestolo. Chi è che mi colpisce? Poi hanno messo la pendola, il pendolino lì. Chi colpisce è Clemente. Sì. Atti di nonnismo nei confronti di Diego Cenciarelli. Clemente è un bomber. Il pescatore di perle. Clemente. Però non mollavi, anche lì non mollavi. No, mollo un cazzo. Ecco. Scusate la parola, ecco, però. Diego, insomma, avete vinto un campionato di seconda divisione con quel Perugia, se non sbaglio. Bel gruppo, no? No, io l'anno scorso c'ero. L'anno scorso. Quindi hai iniziato la prima siamo divisione. Siamo arrivati secondi. E che ambiente hai trovato? Ma Perugia penso che non merita, lo sappiamo tutti che non merita la C. Merita ben altre piazze, vedere 15.000 persone allo stadio, io ho giocato con 10.000 persone allo stadio, e credo sia un'esperienza comunque formativa, importante per un ragazzo, giocare in una piazza del genere con determinati obiettivi, e quindi è stato molto, molto entusiasmante. Sentivi un po' il senso di appartenenza perché tu sei umbro di Umbertide, quindi insomma sentivi questo senso di appartenenza? Il fatto che io sia nato a Umbertide comunque mi legava ancora di più a questa squadra, quindi il senso di appartenenza conta molto. Ma tifi anche Perugia o sei tifoso di altre squadre? No, io tifo Milan. Ah, è stato ma a livello locale? Però il Perugia l'ho sempre portato nel quell'anno cuore. È stato sfortunato perché si è infortunato alle ginocchia una partita di Coppa Italia con l'Aquila. Quell'anno, sì. È vero? Sì, Diego? Infatti le poche presenze fatte è appunto per questo motivo. Bene, bene, bene. Insomma, c'è grande preparazione sul conto di Diego Cenciarelli. Patrick, l'hai visto all'opera, Diego? Col cucchiaio? Allora, parte col cucchiaio, però si è difeso nonostante la scorrettezza della coppia di attaccanti Tozzi Borsoi Clemente. No, ma ancora non riesco a vedere una partita del Teramo perché giochiamo quando giocano loro. Però insomma abbiamo fatto un paio di amichevoli il giovedì, si vedono le caratteristiche positive. La tempo? Beh sì, insomma si vede che nonostante la giovane età già ha fatto parecchi campionati che l'hanno temprato. Bene, non so se riusciamo ad andare perché io rivedo la conferenza di Breda a Latina, riusciamo a sentire questa volta oltre che vedere? Mi dicono allora di attendere, vediamo di attendere un minuto e poi andiamo a Latina a sentire Roberto Breda. Vi ricordo che c'è stato il posticipo questa sera della quinta giornata del torneo cadetto, Serie B, dunque tra Latina e Lanciano è finita 0-0. Domani si giocheranno le altre partite, c'è anche un posticipo questa sera, proprio per ingannare il tempo. Un attimo, mister, sto 0-0 va bene al Lanciano? Latina no? Attualmente Barone sta facendo un ottimo lavoro perché sta ottenendo risultati importanti e questo 0-0 aumenta la media inglese, quindi
Sicuramente è stato fatto un buon lavoro sia dal direttore sportivo Leone, ma poi è una società molto seria, perché lo dimostra il numero di abbonamenti fatti che segue questa squadra e l'ottimo lavoro fatto. Bene, Mariana. Sì, nel girone B di seconda divisione è saltata la seconda panchina, quella della Casertana, e per domenica sono attesi due derby, uno di Calabria e uno di Campania, entrambi molto sentiti. I particolari nel servizio. Tanto tuono che piove, si consuma il secondo esonero del girone B di seconda divisione. La vacillante panchina di Eziolino Capuano si è frantumata di fronte alla pessima prestazione con sconfitta a Gavorrano della Casertana. E mentre l'estroso tecnico dice di vergognarsi di fare l'allenatore e attacca i suoi giocatori per la prova scadente in terra maremana, il presidente Lombardi urla a Capuano che dovrà tornare a casa a piedi. Aneddoti colorati che hanno preceduto l'avvento sulla panchina campana di un tecnico esperto come Guido Ugolotti, con tanti anni di Lega Pro alle spalle ed una parente in Serie B col Grosseto, caratterizzata da un doppio esonero nella stessa stagione. Ugolotti ripartirà dalla difesa a 4 e da una partita al Pinto contro il Martina da non sbagliare. Un'altra squadra che sta correndo ai ripari dopo un inizio difficile è il Foggia, rosa ulteriormente puntellata dopo Narciso e Zizzari. Ecco l'esterno Tommaso Colombaretti, ex Lanciano, per lui un ritorno in terra dauna, ed il centrocampista ex Como Poggi Bonsi Alessio Ambrogetti. L'Ersessi confrontato con tre squadre di categoria, Aprilia, Teramo e Vigor Lamezia, appena un punto all'attivo, ha fatto capire all'11 di Padalino che salvarsi non sarà facile. E la prossima trasferta di Melfi contro l'11 lucano, che ben ha impattato la stagione, sarà un'altra tappa durissima. Due derby che caratterizzeranno la quarta giornata: quello principale, classifica alla mano, è il calabrese Vigor Lamezia Cosenza, prima e unica squadra ancora a punteggio pieno, contro seconda. Partita tanto attesa che il prefetto di Catanzaro, per motivi di ordine pubblico, ha disposto la trasmissione in diretta della partita sulla Rai per gli abitanti della provincia di Cosenza, un importante banco di prova per le due squadre. E poi c'è quello campano tra Ischia e Aversa. La corazzata di Campilongo cerca la prima vittoria. L'Aversa ha iniziato bene l'era di Costanzo, ritrovando il successo dopo 10 mesi, ma ora pensa allo sgambetto, al quotato avversario. Al Quinto Ricci di Aprile andrà in scena una classicissima della seconda divisione tra i pontini di Ferazzoli ed il Chieti. Sembra la giusta definizione per una partita che ha riservato tanti incroci di ex ed è stata già semifinale playoff due stagioni fa. Cercano il primo sorriso con l'aiuto del fattore campo l'Arzanese contro il Gavorrano ed il Sorrento, che ha appena trovato il primo punto e domenica ospiterà un Poggi Bonsi falcidiato dalle squalifiche. Stesso discorso per il Castelregone, che però riceverà sabato un Messina desideroso di ingranare anche in trasferta, confidando nella tempra e nei gol di Re Giorgio Corona. Allora, ho visto Patrick Moro strabuzzare gli occhi al gol di Giorgio Corona. Gioca ancora, classe 74. Pensavo fosse un video di dannata, no. Invece domenica. No, però non so perché gioca con i pantaloncini un po' ritirati. Ma sempre mi sa ha giocato così lui. È una sua caratteristica. Però che gol. Allora, andiamo a Latina. Jacopo, in compagnia di... Sì, Andrea, siamo in diretta qui dalla sala del Francioni di Latina, siamo con un ex Pescara, Riccardo Brosco. Allora, Riccardo, questo pareggio per il Latina, come lo salutate? Ma sicuramente in casa volevamo i 3 punti, perché ci tenevamo, stiamo col mister, stiamo crescendo tanto. La partita a Cittadella abbiamo sprecato tanto, soprattutto sotto porta, quindi in casa ci dobbiamo avere un margine di crescita, quindi cercare i 3 punti. Però la prestazione c'è stata, questa è la strada giusta per il Latina per una salvezza tranquilla. Senti, il Lanciano come l'hai visto? Lanciano è un'ottima squadra, fa delle ripartenze della sua arma di forza e sicuramente i cambi soprattutto davanti importanti, perché ha dei giocatori molto diversi. Come Piccolo e Gatto sono due velocisti, ma anche statura con Plasmati, Fofana, Faccinelli, è bravo a attaccare gli spazi, quindi ha molte alternative davanti e questo in Serie B con 42 partite fa la differenza. Il Pescara invece? Vabbè, il Pescara è una grande che è scesa e sicuramente ha dei giocatori di categoria. Mi auguro per il Pescara che possa tornare subito in Serie A.
Grazie, grazie a Riccardo Brosco. Andrea, tra poco di nuovo in diretta per cercare di intercettare qualche protagonista di questo pari 0-0 tra Latina e Lanciano. Jacopo, ma notizie di Baroni ce ne sono? Ancora arriva in sala stampa? Guarda, lo stiamo aspettando, sta parlando ancora Roberto Bred, una conferenza stampa molto lunga. Intanto io non so se tra un po' potremo parlare anche con il direttore sportivo del Latina, Mauro Facci, che la terra conoscono insomma molto molto bene. Tra un po', appena ci sono novità, se mi date conferma della bontà del collegamento. Sì. Accettabile, dai, accettabile. Ci vediamo tra poco e ci sentiamo tra poco con Jacopo Forcella dallo stadio Francioni di Latina. Quindi siamo rimasti a Giorgio Corona, che sorprende Patrick Moro, magari in Teramo Messina potremmo ammirare in campo, sperando che non faccia troppo del male al Teramo. Invece mister, la panchina di Capuano insomma è saltata, e questo Foggia che fatica e torna ancora sul mercato. Ma noi abbiamo previsto già l'allontanamento di Capuano dalla prima partita, perché c'aveva già nelle partite precedenti di Coppa Italia c'era già stata una contestazione. Quello che sinceramente non condivido è che un presidente dalla tribuna dice Capuano vai a casa, insomma. Torni, secondo me c'è un... torni a piedi. Sì, torni a piedi, quella è una frase molto pesante. Tu da allenatore. Per un sì, 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 io difendo sempre la categoria, perché il tecnico, a prescindere dal fattore C, può anche non avere i risultati. Però il momento della preparazione, io penso che tutti i tecnici preparano e vogliono vincere. Quindi io penso che alla fine va rispettato anche l'uomo. Però, ripeto, adesso c'è Ugolotti ha tanta esperienza, ha fatto campionati importanti con la Salernitana. D'altra parte, il secondo tecnico che salta, Fabiano Della Versa e lo stesso Capuano, questo sta a dimostrare che quest'anno, questo campionato, ci tengono tutti ad arrivare nelle prime posizioni, che le sono le 8 posizioni, più l'altra posizione del play-out che si farà. Quindi nessuno vuole i dilettanti. Prima di andare in pubblicità, Diego, di questo campionato ti ha sorpreso qualcosa finora o è in linea con le tue aspettative? Ma io ho fatto nel 2010-2011, ho fatto il campionato con il Campobasso in seconda divisione, e secondo me questo qui è molto più duro. Molto più competitivo, rose più forti. A livello agonistico è molto più duro, perché la posta in palio è alta. Bene. Quindi sarà dura. Sarà molto dura. C'è entrare uno dei primi 8 posti. Mariana. Sì, linea alla regia, ci vediamo fra pochissimo. Andiamo a Latina, sta parlando Baroni, tecnico del Lanciano. È la squadra che lavora con equilibrio, mantenendosi sempre stretta, vicina nelle distanze, quindi questo permette alla linea di lavorare con più sicurezza, con più alta, lontana dalla nostra area, perché i problemi nostri vengono lì dentro. Senti, in arrivo avete messo in difficoltà la linea giocando molto rapidamente con il gatto che si è infilato due volte. Questo non c'è più stato, perché per l'appunto la sua squadra non ha avuto la personalità per offendere, perché la Latina ha preso le giuste contro il nostro. No, nel primo tempo abbiamo sofferto un pochettino a sinistra, perché la catena lavorava male, non riuscivamo ad accrociare bene su Ristoschi e non ci passavamo bene le consegne tra Marcel Buchel, Gatto e Mamarella, quindi spesso abbiamo preso qualche infilata, però sapevamo che conosciamo le qualità di Ristoschi, a questa corsa importante, e quindi se gliela fai esprimere negli ultimi 25-30 metri, chiaramente i pericoli sono venuti lì, perché ci hanno attirato 3-4 accelerazioni, ma non è che noi non riuscivamo a assorbire bene il passaggio, cioè eravamo sempre in ritardo nell'uscita sul passaggio e lo trovavano sempre tra le linee. Tra pochi giorni di nuovo in campo, il modo migliore è presentarsi comunque con un buon pareggio, no? A Castellammare di Stabia. Ma noi, ripeto, noi stiamo costruendo un campionato, quindi in questo momento abbiamo qualche certezza in più, c'è da lavorare tanto, c'è da migliorare,
c'è da recuperare qualche la condizione migliore anche di qualche nostro ragazzo, e quindi va bene. Noi non siamo venuti qui per un pareggio, noi siamo venuti qui per fare una partita, poi è venuto un pareggio, ma è la conseguenza di qualche episodio, e quindi va bene. Non vuoi parlare dei singoli, però una parola per Federico Amenta vogliamo spendere. Un gol contro l'Avellino stasera praticamente insuperabile. Ma Amenta è un giocatore, io sono rimasto sorpreso, anche se l'anno scorso avevo visto su questi ragazzi che avevano magari un pochettino in ritardo, forse trovano anche la collocazione giusta, però è una sicurezza, è un ragazzo che sta, c'ha autostima, quindi sta facendo veramente molto bene, al di là dei gol. Abbiamo visto anche un po' Piccolo, poi l'ho sostituito un po', diciamo, riserva, diciamo così, no? No, Antonio sta facendo molto bene, io sono contento delle sue prestazioni, come tutti gli attaccanti gli manca un po' il gol, si accolla delle pressioni che non deve fare, perché la prestazione è stata ottima, come quella di Gatto, come quella di Falcinelli, e quindi va bene, va bene. Grazie. Arrivederci, grazie. Buonasera. Se ci sente Jacopo Forcella. Jacopo? Jacopo, mi senti? Probabilmente Jacopo non ci sente, volevamo chiedergli insomma le prime dichiarazioni di Baroni, perché abbiamo perso i primi 3 minuti di conferenza stampa, eravamo in pubblicità, però un Baroni chiaramente soddisfatto di questo punto, un punto che dà ulteriori certezze al Lanciano. Restiamo, perché se non sbaglio vedo Mammarella, e allora andiamo sempre a Latina un paio di minuti e poi rientriamo per proseguire Casa Teramo. Andiamo ancora a Latina ad ascoltare Riccardo Mammarella. A confermare quello che ti... stavamo facendo, e credo che in gran parte della partita forse ci siamo anche riusciti. Male che Latina, e l'ho detto prima della partita, comunque ha in rosa giocatori che comunque possono permettere di cambiare una partita da un momento all'altro, però comunque noi stiamo lavorando sulle nostre certezze, che comunque in questo momento ci stanno dando comunque dei buoni frutti, e quindi continuiamo a lavorare con la consapevolezza comunque che il nostro obiettivo resta sempre quello della salvezza, raggiungerla il prima possibile, e niente. Senti, il Latina che si presenta in casa con una punta sola, no? Poi c'è Crimi che ha giocato dietro Ghezzal, il tecnico Marco Baroni che ti ha preceduto ha detto è una forma anche di rispetto verso di noi, ecco, come vi sentite voi? No, il fatto che comunque le squadre preparano la partita insomma in base alle nostre caratteristiche, perché il Latina nel momento forse in cui ha iniziato a giocare la partita ha sofferto di più, nel momento in cui la partita non l'ha giocata forse ha creato qualcosina, mettiamola anche così, no, questo per dire che comunque quando il Latina ha cercato di giocare in fase offensiva si sono comunque aperti degli spazi per dove comunque potevamo sicuramente sfruttarli meglio. Il primo tempo è stato forse un po' più combattuta, sia da una parte che dall'altra, anche con un po' la paura di sbagliare, tante volte ti tiene un po' frenato. Senti Carlo, quella punizione di quanto è uscita? Noi dalla nostra prospettiva non ce ne siamo accorti, però magari tu... No, di poco. Purtroppo ho dovuto cercare di scavalcare per prima la barriera, perché purtroppo l'arbitro, forse erano 6 metri, non so la distanza, sicuramente non era la distanza giusta, e quindi ho pensato comunque per prima a scavalcare la barriera, forse questo non ha permesso alla palla poi di scendere al momento giusto. Possiamo rientrare grazie a Jacopo Forcella, che ci ha fatto vivere insomma questi momenti del dopopartita di Latina Lanciano, con le dichiarazioni di Brosco, difensore del Latina, e poi Marco Baroni, tecnico del Lanciano, e ora Carlo Mammarella. Torniamo a parlare di Teramo e introduciamo il discorso del prossimo avversario. Diego, cosa sapete intanto del Tutto Cuoio? Ma il Tutto Cuoio è una squadra comunque
con buoni giocatori. Io ho giocato con Gian Nattasio, che è un centrocampista a Campobasso. Poi c'è Barra, che è un ragazzino che l'anno scorso si aggregava con noi a Perugia, della Beretti, ha fatto un paio di presenze, comunque non è male. Io conosco questi due giocatori. Comunque è una squadra che a Cosenza so che non ha demeritato e che ha fatto una buona partita e che comunque ha messo sempre un po' in difficoltà le squadre con cui ha giocato. E noi domenica dovremo fare una partita importante con la solita cattiveria e agonismo che ci contraddistingue. E quindi niente, speriamo bene. Chiedo a due allenatori quanto può essere difficile per una squadra come il Teramo preparare una gara contro una squadra che all'apparenza non dà grandissimi stimoli, perché comunque parliamo di una matricola, una debuttante assoluta. Peraltro si viene da questo buon inizio di campionato, c'è il rischio, Patrick Moro, di sottovalutare l'avversario? Ma guarda, secondo me non c'è rischio, perché poi il campionato è appena iniziato, quindi non è una partita banale di metà campionato dove ancora non si sa che obiettivi si hanno. Qua è chiaramente, adesso sono la quarta, se non sbaglio. La quarta di campionato, sì. La quarta di campionato. Quindi secondo me gli stimoli ci devono essere per forza, perché i ragazzi, intanto la squadra si deve delineare, quindi anche i ragazzi, tra i ragazzi c'è concorrenza, c'è voglia di mettersi in evidenza, c'è voglia di dimostrare all'allenatore che di meritare il posto. E poi insomma il Teramo adesso è in salute, io prevedo una partita dove ci vorrà tanta pazienza, perché insomma è quasi scontato magari che il Teramo domenica debba vincere. Sono le partite il problema è quello. Mi ricordo una partita dell'anno scorso, sì. No? Se non sbaglio Teramo-Interreggio. Con l'Interreggio, tanto si doveva vincere per forza, e poi non è andato così. Sì, ma perché poi chiaramente l'avversario non ha niente da perdere, viene a Teramo, viene per chiudersi, e quindi bisogna avere pazienza, magari poi non riesce tutto per il verso giusto, sono partite che riservano sempre delle insidie. Però ecco, ci vuole in queste partite qua, se io il consiglio che darei ai miei giocatori, oppure che mi sento di dare, è che di avere pazienza anche se tutto non va per il verso giusto. Patrick, ti interrompo perché torniamo per l'ultima volta alla Dina, c'è il nostro Jacopo Forcella, forse con Babatian. Ecco, forse abbiamo recuperato il collegamento. Che arrivare qui a Lanciano saresti stato in questa posizione di classifica? Diciamo che siamo solo 4-5 partite, quindi il campionato è lungo e cercheremo di farci sempre trovare pronti. Ecco, il campionato è lungo, però insomma dopo 5 giornate siete imbattuti, da 3 giornate non prende gol questo Lanciano, tocchiamo ferro. Sì, insomma state andando benissimo, no? Sì, perché comunque la squadra ogni giorno in allenamento sta dando sempre il meglio e si vedono i risultati, poi e continuiamo così da questo passo, poi faremo bene. Diciamo. Anche a Latina sì, chiaramente ci sono dei problemi con il collegamento da Latina. Abbiamo sentito alcune parole di questo neo attaccante del Lanciano, Babatian, e allora direi di andare a conoscere Mariana, perché domenica il Teramo giocherà la sua seconda partita casalinga contro il Tutto Cuoio, una debuttante assoluta in Lega Pro, ma conosciamo meglio questa squadra toscana nella prossima scheda. È una debuttante assoluta in Lega Pro, approdata per la prima volta dunque in seconda divisione nella stagione anomala che precede la riforma. Sarà una grande sfida quella della matricola Tutto Cuoio di arrivare alla salvezza e di conseguenza alla partecipazione alla prossima C unica. È una delle due compagini del girone B, l'altra il Castelrigone, espressione di una frazione, Ponte Aegola, località di 9.000 abitanti del comune di San Mignato in provincia di Pisa. Rappresenta il cuore del cosiddetto comprensorio del Cuoio, area che coi comuni limitrofi raggiunge i 100.000
5.000 abitanti, il 10% dei quali occupati nel settore conciario. Dal comprensorio proviene il 98% della produzione nazionale di cuoio da suola. Facile dunque capire l'origine del nome della società calcistica, che quest'anno non potrà giocare le gare interne allo stadio Leporaia di Ponte Aegola, non agibile per la Lega Pro, emigrando al Libero Masini di Santa Croce sull'Arno, casa del cuoio Pelli, giusto per restare in tema. Il Tutto Cuoio ha militato nei campionati dilettantistici toscani fino a pochi anni fa, la svolta nel 2008 con l'avvento, nel torneo di promozione, di colui che è tuttora l'allenatore della compagine nero-verde, Massimiliano Albini, originario di Fucecchio, uno dei principali fautori della scalata del Tutto Cuoio, che vince subito la promozione e nella stagione successiva, 2009-2010, si ripete, trionfando in eccellenza e portando a casa anche la Coppa Italia di eccellenza e la successiva fase nazionale, la Coppa Italia dilettanti. Per la prima volta in Serie D, il Tutto Cuoio centra due salvezze consecutive. L'estate scorsa, la società presieduta da Andrea Dolfi, amministratore della conceria pisana Caravel Pelli Pregiate, ha attraversato un piccolo sbandamento che ne ha messo a repentaglio l'iscrizione in D. Le dimissioni dei soci rientrano a seguito della sottoscrizione popolare promossa dai cittadini di Ponte Aegola. La squadra non solo si iscrive, ma trionfa nel girone D, arrivando davanti a squadre di blasone come Massese, Piacenza, Pistoiese, Spalla e Lucchese, arrivando fino alle semifinali della Pool Scudetto. Tra i protagonisti il bomber Corrado Colombo, con ampi trascorsi fra Serie A e Serie B, più di 30 gol in nero-verde in una stagione e mezza. L'attaccante però ha subito una condanna in primo grado dalla disciplinare a 6 mesi, ridotti poi a 3, sul fronte Scommessopoli per omessa denuncia circa partite del Bari truccate. Una buona parte della rosa è rimasta invariata, con i difensori Falivena, che ha già esperienze tra i pro, Colombini, Cacelli e Arbia, i mediani Akrapovic ed il senegalese Baldé, il ventenne trequartista scuola Livorno Di Giuseppe. Rinnovato l'attacco con gli innesti dell'ex Pontedera Antonio Cherillo e del più esperto 28enne Andrea Ferretti, ex Treviso ed Alessandria. Novità anche in mediana con Gian Attasio, 2 anni fa a Campobasso, e l'ex portoguraro Salzano, e tra i pali con l'innesto del 18enne Alessandro Bacci, proveniente dalle giovanili della Fiorentina. Nelle precedenti gare di campionato il Tutto Cuoio ha collezionato una sconfitta immeritata a Cosenza e 2 pareggi consecutivi interni per 1-1 con Messina e Melfi. Finora il tecnico Albini ha optato per il 4-3-1-2 con Bacci tra i pali, linea di difesa da destra a sinistra, Arvia, Colombini, Falivena e Cacelli, Baldè davanti alla difesa, mezze ali Gian Attasio e Salzano, Di Giuseppe a ridosso delle punte, Cherillo e Ferretti. Abbiamo provato a conoscere un po' il Tutto Cuoio, continuiamo a farlo attraverso uno, come abbiamo detto nella scheda, uno dei fautori di questa ascesa della squadra toscana nei campionati professionistici, ovvero il tecnico Massimiliano Albini in collegamento telefonico. Buonasera mister. Buonasera a voi, grazie. Buonasera. Allora, come è riuscito mister Albini a portare in alto questa squadra che fino a 4-5 anni fa aveva visto soltanto i campionati dilettantistici toscani, ora si è affacciato di prepotenza ai campionati di Lega Pro, vincendo anche Coppa Italia di eccellenza e quant'altro? Come? Vi sento lontani, cioè sento malissimo. Ok, proviamo a ripetere. Come ha fatto mister a portare questa squadra in questi anni così in alto, il Tutto Cuoio? Il Tutto Cuoio è una realtà piccola. Tutto Cuoio è l'espressione di un paese di 4.000 persone qui in provincia di Pisa, al confine con la provincia di Firenze. E praticamente è stata una cavalcata importante negli ultimi 5 anni, per il sesto. Tutto Cuoio ha vinto, ha scalato tutte le categorie, vincendo tutti i campionati, dalla prima categoria alla promozione, l'eccellenza, la Coppa Italia regionale, la Coppa Italia nazionale e poi l'impresa dell'anno scorso vincendo la Serie D in un girone sinceramente difficilissimo. E come ha trovato la formula magica per fare questo percorso eccezionale? Ci sono formule magiche. Noi veniamo, anche io, veniamo dal basso, ci siamo costruiti questo insieme alla società, attraverso il lavoro, l'organizzazione e anche la serietà, cioè con un'organizzazione sana, genuina, con una società seria, pur piccola ma molto forte dal punto di vista organizzativo e della serietà. E
questo è stato un connubio che ha portato questi risultati. Come è stato l'ambientamento nei campionati professionistici? Avete l'handicap di non poter contare sul vostro uomo di maggiore spessore, che è Colombo, che è sottoposto a squalifica, ma com'è stato questo impatto? Guardi, per noi fare la Serie D, per la Lega Pro, per tutti noi, è sicuramente un motivo di grande soddisfazione. Noi venire a Teramo, come siamo stati a Cosenza, mi creda, è un onore, un piacere, perché giocare in certi campi, in certi stadi, davanti a certi pubblico fa immensamente piacere. E per noi, per tanti di noi, noi non siamo una squadra giovanissima, perché siamo una squadra che rispetta, che deve fare l'età media, però non siamo una squadra sui, abbiamo una media sui 22-23 anni. Ci portiamo alcuni ragazzi che questi anni hanno fatto questa cavalcata, e per tanti di noi sulla rosa di 20 fare la Lega Pro, compreso me, è sicuramente la prima volta. Noi abbiamo solo 4-5 giocatori che possano vantare esperienza in Lega Pro, il resto è per tutti una novità, e quindi cerchiamo di onorarla al meglio questa cosa. Bene, e c'è il nostro opinionista Tonino Valbruni, mister, prego. Ma innanzitutto volevo fare i complimenti al tecnico del Alfine, perché sinceramente con umiltà è riuscito a vincere ben 5 campionati, se non erro. 3 campionati per quanto riguarda il Tutto Cuoio, Coppa Italia regionale, come lei aveva detto. E gli faccio gli auguri, perché sinceramente ha meritato anche questa iscrizione al corso di allenatore professionista che ha fatto quest'anno. Quindi il suo lavoro l'ha ripagato, perché vincere diversi campionati, dalla promozione, vincere la promozione, vincere il campionato di eccellenza e vincere il campionato di Serie D con squadre SPAL, Lucchese, Massese e Pistoiese, penso che gli rende onore. Quindi noi l'aspettiamo qui a Teramo per vedere queste sue magie e questi ragazzi che eventualmente possono darci soddisfazione del bel calcio. Mister. Io la ringrazio per le belle parole. Noi siamo questi, cerchiamo di venire su tutti i campi portando il nostro piccolo nome con onore, però ce la giochiamo su tutti i campi cercando di mettere in campo le nostre idee. Siamo consapevoli che ci aspetta un campionato incredibile, cioè solo a pensarci vengono i brividi, però sicuramente cercheremo di farci onore tutte le domeniche, e tutte le domeniche cercando di mettere, ripeto, quelle nostre idee, le mie, del mio staff, cercando di mettere in difficoltà più possibile le squadre che troviamo. Mister, questo a proposito di prossime avversarie, è quello che vogliamo fare, che cerchiamo di fare. Sappiamo che non abbiamo grandi possibilità, però attraverso l'organizzazione, attraverso l'impegno, attraverso una serie di situazioni cercheremo di fare il massimo. Questo è quello che proviamo. Mister, in 30 secondi, che Teramo si aspetta? Che squadra si aspetta di affrontare domenica? Ma io penso che il Teramo, lo dico perché vengo domenica, secondo me è una squadra che sinceramente, secondo me, è una delle candidate a entrare nel mondo sicuramente. Secondo me è una grande squadra, con nomi abbastanza importanti e secondo me un impianto di gioco notevole. Cioè, mi stupirei se alla fine del campionato, ma non penso, perché l'allenatore ha esperienza, i giocatori che ci sono sono importanti. Secondo me il Teramo è una grande squadra e sicuramente di qui alla fine entrerà nelle prime 5, secondo me. Domenica vediamo come va. Speriamo di uscire da quel campo, che per me è un piacere, tra gli applausi vorrebbe dire che ce la siamo giocata
poi vediamo quello che dirà il campo. Grazie, grazie mister, in bocca al lupo e chiaramente ci vedremo domenica a Piano d'Accio per Teramo Tutto Cuoio. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi, vi ringrazio e buonasera. Buonasera, buonasera. Mister Alvini. Diego, conosci, mi dicevi, il portiere Bacci? Sì, ha giocato con me in primavera. Primavera della Fiorentina? La Fiorentina un anno e mezzo fa, prima di giocare a Perugia. Ecco, a proposito, Primavera della Fiorentina, che esperienza è stata? Con quanto ti ma è cresciuto? Io... Quali sono i personaggi con cui hai avuto a che fare anche in questi ma io, anni? Diciamo che rispetto agli altri ragazzi ho fatto un percorso diverso, perché io ho fatto a 17 anni subito la Serie D, ho vinto il campionato alle Levi Nazionali, quell'anno avevamo Babacar, che era a Padova, Iemmello, Carraro, Piccini, Camporese, comunque De Vitis, uno squadrone. Carraro che lo scorso anno poi ha giocato nel Gavorrano per qualcuno che ha seguito il campionato lo scorso anno di seconda divisione. Quindi... Poi ho fatto 2 anni di Serie D e dopo ho fatto metà campionato in C2 col Campobasso e da lì sono andato in primavera, sono ritornato in primavera. E vabbè, comunque per me è stata, non è stata una bella cosa, perché ero abituato a giocare con i ragazzi grandi e ritornare in primavera un po' l'ho sofferto. Hai sofferto un ma po'. Si è dimenticato che è stato convocato anche con la rappresentativa di Serie C, ha avuto questa convocazione. Vero, e il portiere gli ha dato la soddisfazione, perché è entrato contro l'Inter primavera e ha parato un calcio di rigore e li ha fatti qualificare, è vero? È basito Diego, ma c'è il nostro opinionista che il mister è il numero uno, quindi c'è poco da fare. Allora, mi dicevano che c'era un messaggio che doveva andare in onda, non... prego Gianni D'Areo di allora caro Andrea, stai andato fuori binario, che c'entra Lanciano con la trasmissione di Teramo? Stai parlando del Teramo Calcio e del girone del Teramo, non di Serie B del Lanciano, ne dovete parlare nel TG Sport oppure nella trasmissione per il Lanciano Calcio. Io capisco il tifoso che è abituato ad avere 90 minuti solo di Teramo, ma è un'eccezione che abbiamo fatto, anche perché insomma, seguendo anche il Lanciano avevamo la possibilità in questo spazio di mostrarvi in diretta le immagini della sala stampa, e quindi insomma è stata questa la giocato nostra alle scelta. 7 poi, sì, partì a giocare alle 7, quindi non era neanche orario di TG Sport, a dir la verità. Però insomma, che sia magari anche in chiave bianco-rosso un gustoso antipasto tra un paio d'anni o tra 2 o 3 anni di Serie B, mister, può essere preso. Beh, di la speranza di buon c'è auspicio, sempre, no? C'è sempre la speranza. Assolutamente sì. Ci sono altri messaggi, ne leggiamo 2 o 3 prima di andare in pubblicità. Allora, buonasera a tutti, domanda a mister Valbruni, ma per essere così informato su statistiche, numeri, date, ma durante la settimana stai sempre davanti al computer per documentarsi, sempre Forza L'Aquila, Massimiliano, il tuo amico Massimiliano? Beh, evidentemente siamo in due, io e Massimiliano. Io penso che il momento in cui si prende un impegno sia televisivo sia calcistico, sia l'opinionista sia il conduttore devono dare sempre il massimo per cercare di dare notizie importanti a chi ci segue, perché altrimenti ci stiamo a casa eventualmente e andiamo con gli amici a giocare a carte. Siccome noi non vogliamo farlo, vogliamo, noi vogliamo dare di solo informazione, un servizio che sia il migliore informazione possibile. Per cercare eventualmente di dare tutte le notizie più importanti, che è il momento in cui il tifoso va allo stadio, sa qualcosa della squadra avversaria, sa qualcosa dell'arbitro, sa qualcosa dei giocatori. Di un giocatore nuovo come Diego. Giocatori come, e quindi gli stiamo dando, che è bello rivedere anche, che forse qualcuno è sfuggito, il gol di Cingiarelli fatto con la partita Virtus del Casarano. Virtus Casarano, Grottaglie. Ostuni. Ostuni o Grottaglie? Però non così. Anche con Grottaglie. Sì, perché lui quell'anno fece 3 gol. Ecco, noi ne abbiamo pescato uno, proprio quello con però col Grottaglie è stato l'ultimo. Ah, va bene, va bene. Allora, leggiamo un altro messaggio, sì. Poi voglio andare da Patrick. Buonasera, Diego Cinciarelli, giocatore interessante. Che ne pensa il grande mister Valbruni? Beh, penso che ho parlato... detto tutto di lui, adesso lo deve dimostrare, mi sembra un ragazzo umile, un ragazzo che in campo dà il massimo,
nello spogliatoio abbiamo visto prima che dà allegria, esuberante come lo è Di Paolo Antonio, come sono tutti i giovani, perché a 20 anni penso che una volta solo i 20 anni, quindi bisogna anche dare questa allegria. Però è un giocatore che a me piace, sinceramente, un giocatore che si conquisterà il posto, perché adesso è difficile con l'ultimo acquisto, e dimostrerà se effettivamente può andare avanti. L'esempio Verratti insegna. E tra l'altro oggi, a proposito di queste cose, abbiamo visto un Torello preallenamento quest'oggi, mica male, con alcuni tunnel subiti da Gaeta e Patierno e conseguenti pernacchi da parte del gruppo con Dimash e Ferrani sugli scudi. Confermi, Diego? Hanno preso due tunnel, sia Paterno che Gaeta. Allora. Irripetibili. Bravo. Patrick Moro, tra poco andiamo in pubblicità, però ci puoi dire insomma quali di questi giocatori hai coltivato a tal punto da essere andati in ritiro quest'anno con la prima squadra? Quali giocatori e che caratteristiche hanno? Beh, quelli che sono andati in ritiro ce li avevo tutti quanti, quindi c'era Stefano De Gidio, che è un giocatore bravo tecnicamente, sicuramente maturerà, però ha grandi prospettive, soprattutto tecniche. Ecco, deve crescere un po' a livello caratteriale. Montecchia fisicamente già pronto, me lo può confermare Diego, solo che magari ha bisogno anche di allenarsi con gente più importante per acquisire il ritmo e anche una padronanza tecnica che ancora non ha. E poi c'è Ciro Lucchese, che è andato in ritiro anche lui. E la cui metà è stata ceduta al Parma. Al Parma. Sì, ma secondo me lui ancora non se n'è accorto, no, nel senso che è un po' un ragazzo tra le nuvole. Però ha grandi qualità, sono ragazzi che hanno grandi doti tecniche e anche umane, devo dire, perché ho fatto un anno veramente speciale con loro. Ora sono tutti con la Berretti. Sì, con la Berretti, Montecchi invece con la prima squadra in pianta stabile. Il quarto centrale, sì. Dopo Caidi c'è lui. Hai prima annuito su Montecchi, ti ha sorpreso? No, sì, fisicamente prestante. Ha delle qualità impressionanti. Bene, c'è un erede di Montecchi nella squadra di quest'anno, Patrick? Adesso abbiamo iniziato da un mese, non mi posso sbilanciare. Li vuoi vedere proprio sì. All'opera in via ufficiale? Vabbè, dobbiamo fermarci, sì. Mariana, purtroppo. Breve pausa alla pubblicità, ci vediamo qui fra pochissimo. Eccoci rientrati, ultima parte di Casa Teramo, staremo in compagnia fino intorno alle 22:30. Arriva ora il momento, potrebbe essere definito una sorta di momento cult di Casa Teramo, visto che ha fatto furore la scorsa settimana con le previsioni azzeccate dal mister circa il comportamento dell'arbitro. Noi cerchiamo un po' di capire chi sarà l'arbitro che fischierà nella gara prossima del Teramo. La scorsa settimana fu Pasquale Boggi, facciamo un ritratto che poi ha avuto i suoi riscontri sul campo, e il prossimo arbitro, cioè quello di Teramo Tutto Cuoio, sarà Marco Capilungo di Lecce. Ancora una volta capita un arbitro salentino al Teramo, perché era già toccato a Panarese nella gara di Aversa. La speranza è che stavolta non ci siano espulsioni per i biancorossi. Non c'è 2 senza 3, ok, ma non c'è 3 senza 4, stavolta deve accadere. Mister, allora ti lascio la palla ricordando che lo scorso anno diresse Teramo Borgo Abbugiano, sì. Proprio un anno fa, perché era il 23 di settembre, e a un anno di distanza Capilungo torna a arbitrare il Lecce. Ti passo la palla. Ma io penso che lo si conosce, in quanto l'anno scorso l'abbiamo avuto a Piano d'Accio, dove il Teramo ha vinto la gara 2-1. È un arbitro che bisogna stare molto attenti, stare molto attenti, perché è un arbitro non dall'espulsione facile, ma prettamente per le squadre esterne. È un arbitro che ha un precedente che è andato sulle pagine nazionali, che nel 2008, in una partita famosissima, che qual è stata Manduria-Tricase, il Manduria ha battuto il Tricase e al Tricase non è stato dato un calcio di rigore. E lui, l'arbitro, all'uscita dal campo con la macchina è stato tallonato da due macchine, quindi è sbandata questa macchina, addirittura sono scesi 8 persone
Fortunatamente lui non è uscito dalla macchina, però tra cazzotti sopra la macchina eccetera, ha avuto il tempo di chiamare i carabinieri che sono arrivati, ma se l'è cavata per un pelo, perché non ha concesso un rigore a 5 minuti dalla fine al Tricase. Quindi è un arbitro prettamente per le gare esterne, bisogna stare molto molto attenti. Però mister, io ho visto le statistiche di Capilungo e in realtà perlomeno in Lega Pro ci sono tante vittorie interne, quindi mo dobbiamo vedere dov'è la verità, perché ho visto che ha 8 vittorie casalinghe, 3 pareggi e una vittoria esterna, perlomeno questo stando ai numeri di seconda divisione dello scorso anno. Lo scorso anno in casa vinse con il Borgo Abugiano. Tu ritieni che invece lui possa essere... Sì, perché in una partita l'anno scorso che ha fatto l'esordio il 28 marzo, in una partita sola ha fatto di C1, sì. Praticamente è stato bocciato perché la squadra di casa, che adesso mi sfugge Albino il nome... Leffe. La partita Albino Leffe contro Tritium, bravo. E lì praticamente fu contestatissimo, tant'è vero che è stato retrocesso per fargli fare un anno ancora di C2, perché quest'anno ha fatto solo nelle prime 3 partite, non è uscito tranne quella di domenica, ha fatto giocato solo la Coppa Italia Ischia Arzanese. Bene, insomma, quindi staremo a vedere domenica come andrà. È un arbitro salentino, Salento evoca bei ricordi a Diego Cinciarelli, che ha giocato lì a Casarano per un paio d'anni, sei stato lì, 2 anni, bei ricordi, no? Molti, molti bei ricordi, è una piazza che non scorderò mai. Senti, a proposito di arbitri, 3 espulsioni, tu sei stato coinvolto nel primo caso ad Aversa. Che giudizio dai su queste 3 espulsioni? Sono soltanto un caso, sono soltanto episodi? Oggi lo ha ribadito questo concetto anche Vivarini. Si tratta di episodi oppure secondo te c'è dell'altro? Come li interpreti? No, secondo me sono stati solo degli episodi dovuti al fatto che comunque siamo una squadra aggressiva e per il nostro modo di giocare, diciamo, a volte mettiamo la gamba anche quando non dobbiamo metterla. Magari l'espulsione di Bernardo domenica è stata diversa rispetto alle altre, è quella che va evitata di più. Anche se anche la mia e quella di Luca vanno evitate ugualmente, però vabbè, comunque ti ripeto, io spero che queste cose non accadano più, perché comunque quando rimani in 10 è sempre difficile giocare, anche se noi abbiamo visto che giocando in 10 giocavamo ancora meglio, sì, e quindi in effetti sì, le potenzialità sono uscite maggiormente, perché io ricordo che ad Aversa loro spingevano, hanno ottenuto la superiorità numerica e da quel momento non hanno più spinto, non vi hanno più messo in difficoltà se non nei minuti di recupero. Domenica appoggi Bonzi, espulso Bernardo, il Teramo ha ripreso in mano le redini del gioco anche grazie al tuo contributo e sostanzialmente la gara l'ha comandata il Teramo. Perché riuscite a gestire questi momenti? Cioè avete la personalità di non spaventarvi di fronte al 10 contro 11? Anche la mentalità del mister, che comunque a molti allenatori in 10 mettono difensori per difendersi, per portare a casa il punticino. Invece il mister domenica ha messo Dimas e Gaeta. Gaeta a fare il quarto di centrocampo e Dimas alla fine avanti. Comunque sono cose che quello che ha il mister te lo porti dentro anche in campo. Voi percepite il messaggio di non tirarsi indietro, di non fare il catenaccio, ma di cercare sempre di comandare. Comunque gestire la partita e se capita anche di fare il anche colpaccio, di fare il gol, come è stato domenica. Patrick, le tue squadre sono aggressive, vanno incontro a espulsioni perché c'è voglia di andare ad attaccare il portatore di palla, o sono squadre un po' più attendiste? Ma adesso secondo me tutte, come il calcio adesso, bisogna inculcare fin da giovani, insomma, l'aggressività e poi anche la gestione della palla quando è possibile. Però ecco, quando meno tempo e meno spazio ha l'avversario per giocare la palla, meno diventa pericoloso. Quindi fin da ragazzi si cerca, è un po' la linea guida, no? Anche di tutti gli insegnamenti, l'aggressività, però non dimenticando anche una buona dose di insegnamento tecnico e forse bisognerebbe un po' diminuire la tattica, perché quando sono giovani, insomma, vanno liberati, vanno anche lasciati liberi di esprimere. Però il fatto di essere aggressivi e di essere anche capaci di giocare la palla nelle diverse situazioni è molto importante, e vedo che manca sempre di più.
Mister, premevi. Io sono controcorrente, non con Patrick, sono controcorrente di questo buonismo e queste giustificazioni. Sono state tre espulsioni, quindi tre espulsioni non vanno giustificate, ma non dico punite, però vanno studiate per non farle. Per cui io penso che alla fine giustifico Bernardo, ho letto sti giorni, giustifico Pasquale, giustifico Michele, non va bene. Le espulsioni si devono evitare, perché la squadra giocando in 11 potrebbe dimostrare ancora di più di valere e di dimostrare sul campo che è forte, perché se è forte in 10 figuriamo in 11. E mister, finalmente è uscito il nome ufficialmente del sostituto di Coletti, è arrivato a inizio settimana Arcuri, oggi la conferenza stampa, che giudizio dai di questo ragazzo? Arcuri è un ottimo giocatore, un giocatore che ha la sua esperienza, perché lo scorso anno è stato a Sorrento, ha giocato le sue 23 partite, quindi sì, un giocatore di un certo spessore. L'unico dubbio, perché purtroppo l'opinionista deve dare pure queste informazioni, che nei 10 campionati fatti 110 partite sono poche. È vero, è vero. Sono poche. Quindi ci sono stati, non c'è stato mai più di 23 partite. Questo è l'unico dubbio. Poi vederlo sul campo sicuramente ci vorrà tempo. Probabilmente una delle stagioni dove ha giocato di più è stata quella abruzzese con la Val di Sangro. Con la Val di Sangro è l'unica... 2007-2008. Sì. E lì ha segnato pure tre gol. Sì, compagno di squadra, però il nostro ex opinionista Massimo Epifani, peraltro. Sì, però io dico, ecco, questo mi ha lasciato questo piccolo, piccolo dubbio, nel senso che 110 gare in 10 campionati... quando ci sono la bellezza di 330 gare potenziali, no? Potenziali sono 330 gare, 110, però ripeto, adesso io voglio dire che Arcuri stava tra diciamo i giocatori che erano svincolati, quindi ci vorrà del tempo, è un giocatore importante e poi è stato impiegato, forse a qualcuno sfugge, diverse volte da terzino. Bene, però io penso che a livello di terzini però terzino uno tecnico eccetera che evidentemente ha la sua esperienza, diciamo che il rendimento loro in mezzo al campo, se è stato scelto dal tecnico sicuramente ha il suo valore, anche se per fare il salto di qualità massimo che io i primi 8 posti li firmavo immediatamente era di Donato e me lo dimostra che il Cittadella se l'è già preso. Avrà fatto bene anche lui ad aspettare. Però ripeto, adesso l'opportunità in non B voglio condannare il arrivato, nuovo arrivato. Ma ci mancherebbe altro. Anzi, il fatto che sia andato al Cittadella dà ulteriore dimostrazione che era un giocatore cui difficilmente il Teramo poteva arrivare. Arrivarci, giusto. Ma peraltro il rendimento di Diego, di Luca Lulli, di Pacini al momento permette a Viverini anche di attendere Arcuri, che certamente ora non può essere pronto. Mariana. Sì, come dicevamo appunto, è stato trovato il sostituto di Tommaso Coletti. Raggiunto l'accordo con il centrocampista palermitano Diego Dario Salvatore Arcuri, il martedì ha raggiunto il gruppo, ieri ha firmato ed oggi è stato presentato. Era lì per noi il nostro Andrea Costantini, vediamo. Sì, ovviamente ho avuto qualche altra piccola richiesta. C'è stato un interesse di qualche altra squadra, poi quando ho sentito dell'interessamento del Teramo, la mia volontà era quella di portare avanti questa trattativa e fortunatamente è andata in porto. Sono molto contento di questo e ho grande entusiasmo. Come mai Teramo? Buone referenze o le altre non erano all'altezza? No, ovviamente Teramo buone referenze. Poi anche secondo me è una di quelle piazze ambiziose che tende comunque sia ad avere un progetto ambizioso. La cosa mi allettava molto, quindi non è stata una scelta difficile, diciamo. Ritrovi Bernardo? Sì, ovviamente ritrovo Bernardo, con cui ho trascorso un buon anno l'anno scorso, che mi ha dato anche lui ottime referenze su Teramo, quindi anche questo mi ha facilitato la scelta. Un buon anno nonostante voi? Sì, nonostante la retrocessione ai play-out. Caratteristiche? Caratteristiche, sono un centrocampista, ho giocato a 3 a 2 lo scorso anno, vi ho fatto parte del campionato a 3 e mezzo, parte del campionato a 2, fase di interdizione, di possesso, di impostazione, faccio entrambi, quindi ho sempre fatto questo, dai. Mancino? Sì, Mancino. Hai avuto già modo di parlare con Vivarini un po'? Sì, sì, ho già avuto modo di parlare con Vivarini da martedì ad oggi.
Ho anche, mi sono integrato bene con i compagni, ho visto che è una squadra che principalmente tende a giocare, esprime un buon calcio e ho avuto impressioni ottime da parte dello spogliatoio e del mister. La condizione fisica, come ti senti? Condizione fisica, io capisco che rispetto ai miei compagni sono un po' indietro, ma ovviamente il ritmo partita, il ritmo degli allenamenti mi faciliterà sicuramente riprendere al più presto possibile la condizione, mettermi al pari con i miei compagni. Beh, devo dire che quella più brutta è stata quella a Castellammare di Stabia. Nonostante sia arrivata la vittoria del campionato, ho avuto un infortunio in ritiro e quindi ho saltato la stagione, quella. Poi quella più bella, la ripresa ad Avellino, in cui ho ripreso a pieno regime e sono riuscito a fare un buon campionato di prima divisione. Ecco, hai detto che hai avuto un infortunio? Sì, ho avuto un infortunio al quinto metatarso, e mi ha fatto saltare gran parte della stagione quell'anno, quindi ce la siamo lasciati alle spalle. Della concorrenza giovanile cosa ne pensi? Concorrenza giovanile, ho visto che ci sono giovani veramente bravi. Beh, la concorrenza, quella sana, fa sempre bene, sia se sia dal punto di vista dell'età, giovane o meno giovane. Però ho visto che c'è uno spogliatoio abbastanza valido, anche dal punto di vista tecnico. Sono rimasto veramente colpito. E il contatto con il presidente? Primo contatto? Primo contatto, ho conosciuto un presidente che si vede che è abbastanza passionale, che tiene dal punto di vista positivo, dai. Avendo giocato molto al sud, sembra... Bravo. Giustamente i colleghi hanno detto ad Arcuri: puoi togliere l'abbastanza e puoi lasciare il passionale a 360 gradi. Si parlava di concorrenza giovanile, il riferimento era a Diego, a Luca Lulli, a Edoardo Pacini. Insomma, che innesto è ora che lo avete visto all'opera, ma soltanto per questa settimana, Diego? Ma sicuramente lui ci dovrà portare la sua esperienza, perché comunque ha giocato diversi campionati e la sua esperienza ce l'ha. Poi è un bravissimo ragazzo, da quello che l'ho potuto conoscere in questi pochi giorni. È un ragazzo solare e comunque amichevole con tutti. Poi è siciliano e anche mia mamma è siciliana, quindi bene. Sono d'accordo. Una buona colonia, no? Con Sassano, con Bernardo e ora con Arcuri. Io ho mamma siciliana di Marsala. Bene, quindi sicuramente conosci bene i siciliani e il loro carattere. Aumenta la concorrenza, ma non è un problema, anzi. No, la concorrenza, come diceva lui, è sana e quindi ci sta. Bene, vogliamo dare uno sguardo alle probabili formazioni di domenica, così commentiamo anche con i due mister. Partiamo dal tutto cuoio, se possiamo, con Gianni. Allora, Bacci in porta, difesa a 4 da destra a sinistra con Arvia, Colombini, Falivena e Cacelli. Questi 4 hanno giocato insieme anche lo scorso anno, con Baldé che è lo schermo che gioca davanti alla difesa, questo senegalese molto poderoso. Poi le due mezze ali, Salzano e Giannattasio, ex compagno di squadra di Diego Cenciarelli. Questo 93 del Livorno, Sandro Di Giuseppe, un trequartista. Le punte Cherillo e Ferretti. Però diceva oggi Vivarini: hanno giocato spesso con questo modulo, ma mi aspetto che possano venire anche con un 4-4-2 più classico. Mister Valbruni. Ma io penso che il modulo che è presentato, tutto qua ha giocato sempre con questo tipo di modulo, 4-3-1-2. Quindi penso che bisogna stare attenti molto a questo Ferretti. La difesa è quella dello scorso anno, che ha giocato con uno squadroni, l'abbiamo detto, con la Spal, con la Pistoiese, con la Massese, la Lucchese, quindi è una difesa collaudatissima. Però ripeto, adesso diciamo, giocare così con i numeri non è molto facile, però io dico che alla fine sicuramente Vivarini l'avrà preparata molto bene e ci aspettiamo un Teramo vincente, perché incominciamo a scalare la prima vetta, perché io dico che sono 5 le vette da scalare, perché a 50 punti sicuramente c'è la promozione. Quindi io dico che se Teramo vince, arrivare a 10 è la prima vetta. Io calcolo sempre nelle vette. La prima vetta è a 10, poi ci sono altre 4 vette da scalare. Quindi
un in bocca al lupo al Teramo. Anzi, aprivo una parentesi per in modo che i nostri tifosi, i nostri telespettatori sanno già come organizzarsi. Per quanto riguarda il 16 novembre, ci sarà il 17 novembre c'era la partita contro l'Aprilia, verrà anticipata al 16 novembre perché c'è la nazionale semiprofessionistica che gioca contro la Norvegia. Per cui è stata diciamo, spostata al sabato questa gara contro l'Aprilia, si giocherà il 16 novembre e a discrezione della società si può giocare o alle 2:30, alle 3, oppure si giocherà alle 20:30 in base alla richiesta delle società. Benissimo, vediamo la formazione del Teramo, abbiamo provato ad abbozzarla, anche se vi dico che oggi Vivarini non è che si sia molto sbottonato su quelli che sono i ruoli dove ci sono dei dubbi. Ad esempio, manca Bernardo, chi gioca prima punta? Noi ad esempio abbiamo messo Gaeta, che è stato tra i più impiegati fra i non titolari in quel reparto. C'è a disposizione anche Patierno, che ha avuto due giornate di squalifica, poi si è ripreso, ha avuto qualche acciacco fisico, ma ora sta bene, anche lui è a disposizione. C'è anche la soluzione Casolla, che potrebbe anche giocare con Dimash prima punta. Insomma, sono diverse alternative. Noi abbiamo scelto Gaeta Dimash. Per il centrocampo siamo tornati alla coppia della prima giornata, Lulli-Cenciarelli. A nostro avviso Cenciarelli, dopo la partita di Poggibonsi, è l'unico che è il posto sicuro. Vedremo se il mister premierà Pacini per le due belle partite o se ridarà il posto da titolare a Lulli, che è, tra virgolette, titolare scelto di inizio stagione. La difesa e il portiere ovviamente sono le stesse delle precedenti partite. Patrick Moro, che dici? Ti vuoi sbilanciare? No, beh, ma già... E poi confrontando il modulo del Teramo con quello del... tutto cuoio 4-3-1-2, cosa dici a livello di accoppiamenti? Ma guarda, sulla carta ci potrebbe essere una superiorità numerica del Teramo sulle fasce, che sarebbe, cioè, in teoria è una buona cosa, perché poi il Teramo di quest'anno vedo che proprio spinge molto sulle fasce, è una caratteristica di creare proprio la superiorità numerica sia da una parte che dall'altra. Sono bravi centrocampisti e difensori a creare questo tipo di situazioni, quindi se il Cuoio Pelli gioca in quel modo lì, magari il Teramo è anche agevolato. Però è una formazione, una squadra, il Teramo, che si sa adattare bene a tutte le situazioni. Abbiamo visto le prime giornate, insomma, che è rimasta in 10 diverse volte, quindi non sarà un problema sicuramente tattico, perché sono ragazzi intelligenti che sanno subito prendere le misure e le distanze bene con chi si trovano davanti. Tra l'altro, se Gianni ci ripropone per un attimo la formazione del Teramo, noi abbiamo messo tra i titolari Sassano, ciò non toglie che però lì a destra ad esempio possa ritrovare spazio Petrella, che è stato titolare ad Aversa, mentre sempre nel pacchetto esterni Di Paolo Antonio, che sta giocando molto bene, ci sembra colui che ha il posto assicurato a sinistra. A destra Petrella potrebbe insidiare il posto di Sassano, mister. Ma sicuramente, ripeto, Di Paolo Antonio sta giocando benissimo, sta meritando il posto, come lo stanno meritando. Il tecnico sa valutare meglio la situazione. L'unico mio consiglio per dire, ma sicuramente lo interpreterà in una maniera, è quello di non disperdere anche il patrimonio sia di De Fabrizi sia di Petrella, perché sono anche giocatori che... da titolari dello scorso anno, attualmente se trovarsi in panchina potrebbero, però ripeto, parlare, colloquiare, cercare eventualmente di stare vicino a questi ragazzi, sicuramente si avrà il supporto di uno spogliatoio unito, di uno spogliatoio che quando saranno chiamati a giocare daranno il massimo per la riconquista del posto. Ma giustamente ha detto... guarda, parli di due ragazzi come Mattia e Mirko che sono davvero, da questo punto di vista, al di sopra di ogni sospetto, sulla loro serietà e sul fatto che sapranno attendere il momento giusto, perché sono peraltro dei giocatori ottimi. Però quindi... sono pienamente d'accordo, così come Cenciarelli, il campionato è lungo, così come Lulli, così come tutti. Però quando si ha un'età che si sta tra i 92 e i 93 e sono le ultime occasioni per fare i salti di qualità, si potrebbe cercare delusioni e uno si deprime. Però ripeto, questa è una mia supposizione, può essere anche sbagliato o meno, però i giovani intanto vanno... sono stati titolari entrambi ad Aversa, poi non hanno giocato le altre due, perlomeno Mattia De Fabrizi si è entrato in corsa, però
insomma, d'altra parte in un campionato dove si vuol vincere, diciamo vincere per arrivare tra i primi posti per il salto di qualità, c'è bisogno anche di un parco riserve di un certo spessore. Riserve per modo di dire, perché poi riserve, diciamo, per modo di dire, perché c'è Caidi, c'è De Fabritis, cioè, no, giocatori importanti, d'altra parte c'è bisogno di questo supporto. Diego, il gruppo è sano, no, da questo punto di vista? Sì, siamo tutti bravissimi ragazzi, accettiamo anche se con amarezza, perché comunque ci sta l'amarezza quando uno scende in campo, è normale che sia arrabbiato forse un po' con se stesso per non essere riuscito a convincere il mister, però c'è un gran gruppo, siamo uniti e sappiamo che l'unico obiettivo è portare il Teramo in C1. Benissimo, Patrick, ci dai qualche dritta per seguire le gare degli allievi? I genitori ovviamente sapranno, qualche genitore che ci sta seguendo, però chi si volesse avvicinare per seguire le nuove leve biancorosse, quando giocate, dove, guarda, orario? Allora, la Beretti gioca, quando gioca in casa gioca al piano d'accio alle 15 il sabato. Noi invece giochiamo, quando la prima squadra gioca fuori casa, giochiamo alle 15 la domenica al piano d'accio. Domani abbiamo richiesto un anticipo, quindi domani giocheremo alle 15 allo Stadio Nuovo contro il Gubbio. Insomma, già una partita difficile a piano d'accio. Vabbè, quindi insomma, appello ai tifosi, sì, alle 15 giochiamo allo Stadio Nuovo, di andare, e poi quando il Teramo gioca in trasferta, chi non segue la trasferta magari si può vuole vedere il Teramo, venga allo stadio, insomma, a vedere le gare degli allievi con la guida di Patrick Moro, augurandoti di poter continuare a fare bene come hai fatto già lo scorso anno nelle vesti di della squadra allievi. Noi siamo arrivati alla fine di questo nostro percorso anche questa sera, purtroppo è volato via il tempo, abbiamo avuto anche la parentesi del Lanciano dovuta, visto insomma si è finito di giocare alle 20:50, 20:55 a Latina, ricordo è finita 0-0, abbiamo visto le dichiarazioni di Baroni, tecnico del Lanciano, di Carlo Mammarella, di Brocco e in parte anche di Babatiam. Io ringrazio in regia Gianni Areo, le camere Ivo Amletore e lascio il proscenio giustamente a Mariana. Purtroppo siamo giunti al termine, ringraziamo la voce tecnica di questa trasmissione, il mister Antonio Valbruni, grazie mille, ritroveremo qui venerdì in prossimo. In forma scintillante. Il centrocampista della Teramo Calcio Diego Cenciarelli, in bocca al lupo anche a te per domenica, a tutta la tua squadra, anche dalla Teramo Calcio l'allenatore degli allievi Patrick Moro. Grazie, grazie mille. Per la saluto e ringrazio anche tutti i nostri telespettatori, se me lo concedete. Ci mancherebbe. Vorrei salutare mia mamma che purtroppo per un problema è in ospedale da diversi giorni, sono sicura che ci sta seguendo. La salutiamo. Se non ha costretto anche l'intero reparto. La quindi curva. Ti mando un bacio. Benissimo, benissimo. Buonasera a tutti. Grazie, buon proseguimento.